Inaugurati al San Salvatore di L'Aquila 7 nuovi posti letto di terapia subintensiva nel reparto di malattie infettive, che si aggiungono ai 15 già attivati in precedenza. Un'implementazione che consentirà di accogliere pazienti che necessiteranno di ventilazione non invasiva, permettendo al reparto, già impegnato nella lotta contro il Covid, di far fronte alle necessità della provincia e non solo. Oggi inauguriamo questi ulteriori 7 posti letto di subintensiva, fanno parte del quadro complessivo di riorganizzazione della rete Covid. Accanto a questi avremo prossimamente, sempre qui sul PO San Salvatore dell'Aquila, anche l'attivazione di una TAC Covid dedicata in prossimità del G8, che consentirà proprio di trattare specificatamente queste casistiche, mantenendo inalterata l'attività ordinaria di cui l'ospedale appunto continua a garantire il suo espletamento. E questi sono posti letto che accanto appunto alla ristrutturazione degli ambienti era prevista anche la dotazione di apparecchiature di alta tecnologia che potete vedere qui alle mie spalle. Personale noi continuiamo a reclutarlo. Teniamo presente che molto personale noi lo stiamo dedicando a una priorità aziendale, ma una priorità regionale e nazionale, che è quella delle vaccinazioni. Quindi questi posti letto appunto si inseriscono in un discorso già di personale presente, ma le risorse umane noi abbiamo sempre posto particolare attenzione su questa tematica e quindi continuiamo ad assumerle sia attraverso i canali nostri, ma anche attraverso i canali, ad esempio, di personale che ci mette a disposizione la protezione civile, specificamente appunto per il tema delle vaccinazioni.